maschio praticamente. Giorno gruppo, oggi rispondiamo alla domanda con il dottor Fania. Ciao. Ok. Ci sono molti pazienti che per motivi economici ci chiedono di poter curare l'arcata superiore e non quella inferiore, oppure viceversa. Il dottor Fania ci spiega quelli che sono i rischi e i motivi per cui questo in realtà non si può fare. Ok, la prima è perché quando abbiamo il parodontite aggressivo, molto extensi, l'abbiamo sacchi profondi, quando il sacco è più profondo di 4 mm, l'abbiamo una flora anaeroba, batteri che vive senza ossigeno. Sono buoni o cattivi? No, non sono buoni. Sono cattivi? Sì. E lo facciamo solo un'arcata, non importa sopra o sotto, questi batteri di anaerobi. Questi sacchi anaerobi si spostano. Sì, si infecta i nostri, l'abbiamo a rischio, si infecta la, gli impianti. Gli impianti. E ci sono studi che dimostrano che dopo estrazione di tutti i denti, un paziente con parodontite, sono necessarie 2 settimane per modificare la flora buccale, batterica. Perché altre 2 settimane dopo questa estrazione la flora è più aggressiva. Lo lasciamo questi denti con parodontite, la flora è molto molto aggressiva, l'abbiamo a rischio per sopra, in speciale quando lo aggiungiamo all'osso, quando lo aggiungiamo alla gingiva è possibile che questo è l'osso che, la, che abbiamo messo, sì, aggiunto, si infecta. Che abbiamo aggiungiato. Sì, no, aggiunto. Okay. Dopo due giorni ha già questo imparato. Questo è dal punto di vista biologico. No, dal punto di vista biologico. Dal punto di vista biologico, dal punto di vista meccanico e estetico, perché noi l'abbiamo un'arcada. Non sempre quando abbiamo queste parodontite questi denti sono fissi, l'occlusione non è stabile. No, per noi il repero per denti artificiali sui impianti sono l'arcata inferiore che è stabile. Certo. Lo facciamo denti che non sono in posizione corretta. È come la pentola col coperchio, io faccio sempre quell'esempio. E quando lo facciamo due arcade è possibile cambiare per supporto della labbra, per supporto per i guanci, per questi. Di un punto di vista estetico, quando abbiamo i pazienti dove si vede la gingiva, quando sorride, dove non abbiamo spazio, è meglio di lavorare con due arcade perché è possibile di modificare l'altezza e il piano di dell'occlusione. Sì, sopra, sotto, e per modificare la porzione di denti che si vede quando sorride. Il display del sorriso, sì. Ovvero quali e dove si devono, certo, posizionare i denti. Se io ho dei limiti di sopra o di sotto, noi non possiamo modificare, fare il coperchio storto, nuovo, è sempre storto, sì. E poi non modificare la pentola storta. O metto coperchio e pentola nuova, tutto dritto, oppure stiamo facendo le cose a metà che non sono né garantibili, si possono rompere, si possono, sì, perdere gli impianti. E il paziente cosa fa? Poi una fotografia, la mette su Facebook e dice: guardate che denti brutti che mi avete fatto. Il policlinico chiude. Certo. E vanno gambe all'aria tutti i pazienti che abbiamo curato in passato, non hanno più assistenza. E il paziente non risolve niente alla fine, perché si trova di nuovo con una infezione a questo punto. Cioè. E ha buttato adesso i soldi. Adesso ho una paziente di 36 anni, in Moldava, di qui. Sopra la mobilità dei denti grado 3 e sotto di grado 2. L'abbiamo 10 denti qui davanti. Uh-huh. La sua scelta è di mantenere questi denti. Di tenerli. Tenerli, sì. Ma lei è qui a noi. E lo facciamo una prova, ci vediamo un tempo se è possibile di pulire bene. Paziente di 30 anni? Sì. E lei ha la responsabilità per qualche complicazione, lei conosce la situazione, no, la sua scelta è di mantenere i denti. Non lei semnase. Per mantenere i denti i rischi non sono nostri. Noi preferiamo con i pazienti che vengono qua al policlinico essere, certo, categorici, perché poi cosa succede? Sul gruppo siete tutti amici, ok? Se uno va sul gruppo e dice: guarda che a me mi hanno fatto diversamente, gli altri si sentono truffati, tutti gli altri, ok? Sì. Pensano che li abbiamo truffati. Noi siamo categorici e trasparenti. La politica aziendale è che o si fa tutta la terapia o è meglio aspettare 2 anni, 3 anni quando si può fare economicamente la terapia. Ma sì, per fare le cose a metà, con compromessi, noi lavoriamo con internet e c'è il rischio di chiudere, di recensione negativa. E come io ho fatto l'esempio, ora mi inquadro io, immaginate che noi non siamo dentisti, siamo chirurghi estetici. Noi facciamo seno, ok, aumentazione del seno. Una viene, ok, non c'ho i soldi per tutte e due i seni, mi fai solo una tetta, ok, uso le parole io delle volte gravi perché così la gente memorizza. Si può fare una e non l'altra?
si può fare. Il risultato si può garantire? No, il risultato è un complesso, il risultato estetico. Se quella fa poi una fotografia, la mette su Facebook e dice guardate cosa mi hanno fatto, chi è che chiude? Noi o la paziente? Noi. Sì. Ok? Noi siamo qua per i prossimi 20 anni, 35 anni, ci dobbiamo restare. Quindi se uno non si può permettere... Il paradosso è... Paradosso perché quando abbiamo pazienti giovani questo rischio è più grande perché il paziente giovane la immunità è più attiva e tutte queste infezioni sono più veloci, perché quando abbiamo un paziente di 60-70 anni abbiamo una paradigma non lei non è veloce perché la responso sì, dell'organismo, la risposta immuno è più basso, non è buona, e per questa sono pazienti che io ho 30 anni necessari tollerare, sì, perché in caso, questo caso, con il paziente giovane lo abbiamo la parodontite, il processo di distruzione è più rapido. Veloce, più rapido, sì. Quindi linea definitiva, parodontite è una malattia che coinvolge tutta la bocca, non metà bocca. Sì, quando abbiamo una parodontite superficiale, incipiente, è possibile di mettere... Sì, parliamo di gengivite quasi. Gengivite, primo stadio di parodontite. Quando abbiamo il parodontite con sacchi, togliere i denti, perché lasciamo l'osso, si manca. Non abbiamo denti, non abbiamo distruzione di denti, di l'osso. L'abbiamo denti, l'osso si... E dopo lo fissiamo in impianti più corti, più sottili, che non sono resistenti. Cosa succede se invece, supponiamo che facciamo a metà bocca, cosa può succedere? Se noi non curiamo metà bocca, hai detto, si possono intaccare gli impianti. Sì. E poi dopo? Dopo abbiamo problemi infiammatori con il corso di impianti. E poi soluzione? Oh, soluzione. Adesso non sono soluzione di pulire l'infiammazione in corso di impianti. Non ci sono, non abbiamo un protocollo di chiudere questi perimplantiti. Prima, se abbiamo una situazione incipiente, è possibile di tagliare l'osso, tagliare un poco della sopraffazza di impianto. Peggiora la situazione o si ferma? Va avanti in genere questa situazione? Peggiora? È progressiva l'infiammazione sugli impianti? E qual è lo stadio successivo? È possibile di stoppare. No, estetico, si vede una parte di impianto che è nera. E questa parte di impianto è più difficile da pulire perché lei non è rugosa. Questa no? Ruvida. Sì. Sulla ruvidità si crea il biofilm. Come dentro due ore il biofilm è fissato. Tu lo tocchi, è gelatina quella. Sugli impianti c'è la gelatina attaccata. È come nei tubi dell'acqua che si crea il biofilm, quasi una melma, le alghe sulle rocce di mare. E quella roba è una roba gelatinosa dove i batteri dentro ci campano, ci vivono e producono poi le tossine, gli scarti batterici, l'acido lattico, che è quello che allerta il sistema di difesa. Allarma e continua l'infiammazione, perché col sistema di difesa arrivano tutti i soldati che sparano dappertutto, non capiscono dove stanno sti fantasmi, in realtà sono protetti dentro alla gelatina attorno agli impianti. Le gengive si gonfiano perché il sistema di difesa spara a tutti i tessuti indistintamente, ok? Quello è il sistema di infiammazione, il processo di infiammatorio. Quello che succede è che le gengive si ritirano e dicono all'osso fammi spazio, e anche l'osso si ritira. Sì. Quella è la progressione della perimplantite, che è né più né meno che il processo della parodontite, però sugli impianti, riflessa sugli impianti. Stadio successivo, difficile di mantenere. Ricostruzione ossea e mettere altri impianti. Stadio più avanzato, ricostruzione ossea non si può fare, impianti zigomatici. Impianti zigomatici. Se non si possono fare impianti zigomatici, una protesa mobile o senza denti. Segno della croce, amen. Questo perché la terapia deve essere corretta, ma deve essere anche fatta per tempo. Questo si chiama estrazione strategica. Quando abbiamo denti, noi conosciamo con 3, 4, 5 anni, questi denti non sono buoni, è necessario di togliere denti. Per quale motivo? Questa non è la nostra idea, questo è spiegato in libri, nella scienza, come si dice? Scienza. Sì, perché noi non abbiamo malpraxis, sì? No, in America è presente il malpraxis. Sì? Pratica scorretta. E quando il paziente si ritorna dopo 6 anni, 7 anni, qui ho un problema con l'impianto,
non risponde il medico, perché la garanzia adesso è 7 anni, un impianto è garantato per 7 anni, per corone la garanzia è di 5 anni. Noi diamo, secondo te, secondo il tuo parere, le garanzie che noi diamo sono poche o molte? No, sono molte, in corrispondenza con questi che sono dimostrati scientificamente, questi sono molti, perché con l'ANI noi abbiamo il stare di salute più basso, non è buona, il paziente diabetici, il paziente che fumi. Fumano i nostri pazienti? Sì. Quanti? Su 10? Su 10 sigarette? No, su 10 pazienti. Quanti fumano? 7, certo. 7 sicuro? Sì. Si vede dopo colore dei denti, dopo igiene, dopo tutti questi. No. Consigli di smettere? Non fumo. Non lo fa nessuno, tutti continuano a fumare. Ok, questa è la scelta di paziente, no? L'abbiamo rischio, lei conosce il rischio, no? Il nostro indicazione, raccomandazione, sì, fumare meno, ok, una buona pulizia e questi controlli periodici, non qui in Italia, per una panorama semplice. Panoramica. Una panoramica semplice, perché 90% di complicazioni che sono si vedono nei primi 2 anni. E questi biologici, meccanici, estetici. Se non abbiamo problemi in primi 2 anni, dopo la situazione è stabile in tempo. A meno che non fa incidente, sbatte i denti. Ok, questi sono incidenti, i denti si usano. O che strappa il torrone. Sì, no, i problemi biologici, si vedono queste inflammazioni in primi 2 anni. Se non abbiamo inflammazioni in primi 2 anni, dopo il rischio meno. Va bene, questo video quindi era oggi incentrato sul tema fare una terapia parziale oppure totale. Se si curano stadi di patologia come la parodontite in stadio avanzato, quindi stadi avanzati, il protocollo prevede sempre la estrattiva di tutti gli elementi appunto che sono intaccati dalla parodontite. Se rimangono in bocca meno del 30% dei denti, non ha tanto senso mantenere quel 30%. Una cosa che non vi ha detto, che però era tra le righe, è che quando noi togliamo i denti e si fanno le estrazioni preventive strategiche, noi lo facciamo perché in quelle zone dove c'erano le radici, in realtà sotto c'è anche un ottimo osso, un buon osso, sì, che può essere sfruttato nella strategia di ricostruzione della bocca. Spesso dove si sono persi i denti ci sono i danni maggiori, e anche mettere gli impianti delle volte deve essere preceduto dalla ricostruttiva ossea, ma non sempre si può fare la ricostruttiva. In questi casi è necessario estrarre alcuni denti in alcune zone, gli ultimi che sono rimasti, e andare a posizionare in quelle zone in un buon osso vivo gli impianti. Abbiamo i casi quando è necessario di togliere i denti vivi, molto buoni. Per esempio quando sopra non abbiamo denti, l'atrofia dell'osso è più grande. Quindi fanno fisiologico, i nostri denti sono così, questi di sopra sono davanti, questi di sopra sono più linguali. Quando l'osso si risorba, i nostri impianti sono qui, si risorbe, sì. E mettiamo gli impianti qui, le nostre protesi è così. Qui l'igiene è molto difficile, per questo togliamo questi denti di sotto per correttare la direzione, per fare una chiusura buona e facile per igienizzare. L'abbiamo questi pazienti dove ho togliato 6-8 denti molto stabili qui davanti per creare una buona chiusura. Per correggere l'occlusione, sì. Certo. Quelli sono motivi biomeccanici, non tanto... E anche estetici biomeccanici, perché se noi facciamo una protesi superiore che è tutta in avanti così, perché i denti devono essere in avanti, qui sopra si crea un ginocchio dove si incastra tutto il cibo. Sì. Quel cibo, una settimana, 6 mesi, 3 anni, 10 anni, quel cibo fa infiammare gli impianti. Gli impianti, che succede a quel punto? Li perde. Sì, perde secondo questo emirostin placot, come si dice. In italiano Patuk Nuk? Sì. Ma qual è quell'uomo più influente della Moldavia? Secondo l'uomo più influente della Moldavia, Patuk Nuk? No, lui è il primo, lui è il secondo. Lui è il primo. È il Berlusconi della Moldavia, lui dice sì, che... Sì, no. Lui è Berlusconi della Moldavia. Vabbè, vi facciamo un saluto, se no è troppo Ciao. Lungo. Un saluto al Barone, Cacà, Roberto Serra, Vittorio Pirisi e Emanuele Petrucci.
Un saluto dalla Moldavia e oggi, anche oggi, si lavora.